L'imperativo: risolvere al più presto i problemi legati alla fase di non possesso, recuperando nel contempo terreno. Primo passo il centrocampo a 3, varato a Siena, logico per le caratteristiche dell'organico. Al momento il Pescara non è una squadra da primato. Terzo miglior attacco, quinta peggiore difesa, 17 le reti al passivo. La sensazione è che i tanti gol subiti abbiano tolto qualche certezza agli stessi difensori, che mal protetti non sanno quando e come accorciare. Non cerca giustificazioni Gianmarco Ingrosso. Sì, lo penso anch'io questa volta, perché sono uno che è molto autocritico e ci penso tanto comunque agli errori, anche quando sto a casa. Non è questione di giocatori, perché comunque i giocatori sono tutti giocatori forti di categoria, però forse sì, è subentrata un po' di insicurezza, incertezza per questi tanti gol presi. Secondo me in questo momento, al di là della difesa 3 o difesa 4, stiamo facendo fatica, quindi sarebbe riduttivo guardare soltanto una difesa 3 o una difesa 4, perché come ben sapete il discorso della fase difensiva non si limita ai tre difensori, così come il discorso dell'attacco non si limita soltanto agli attaccanti, un discorso di squadra. Centrocampo a 3 con un play e due mezzali può rappresentare una soluzione per i problemi della fase di non possesso? Questa è una squadra scelta ideale per un altro modulo. Non significa che non possiamo farlo, il mister non cambierà, però ovviamente è oggettivo il fatto che avere un uomo in più ti può aiutare. In Abruzzo hai vinto un campionato con Pagliari all'Aquila, il C2 nel 2013, sei rimasto anche l'anno successivo. Auteri lo conosci bene, sei stato alle sue dipendenze a Matera nel 2016-2017, tra l'altro un ottimo campionato, terzo posto, finalisti siete stati col Matera della Coppa Italia di Lega Pro, battuti dal Venezia di Pippo Inzaghi, che poi vinse anche quel campionato di Serie C. Era una squadra comunque importante, con giocatori che poi hanno avuto un futuro radioso, penso a Di Lorenzo. Era una squadra forte, poi forse a Matera c'erano più giocatori che conoscevano te, il modo di giocare. Il mister comunque ha delle idee che all'inizio, finché non le fai due, finché non diventano degli automatismi, fai un po' fatica. Però una volta che le capisci a fondo, poi le cose vengono naturali. Non è semplice iniziare un campionato, prendere tanti giocatori e vincerlo subito. Il Benevento ci ha messo 10 anni, Lecce pure. Non è semplice. Poi il campionato di Serie C ha un livello tecnico non tanto alto, non più un discorso fisico. Il pane duro della Serie C, tra l'altro in quel Matera c'era anche Armellino, c'era Michael Negro, che è stato anche a Celano, aveva vinto il campionato l'anno precedente con Auteri a Benevento. Matera fece credo 17 gol, il portiere pescarese Marino Bifulco, c'era Carretta, c'era anche Eric Lanini, che arrivò credo in corso d'opera. Ingrosso ha anche giocato con Memuscei, l'ho scoperto proprio oggi andando a rivisitare la sua carriera, da gennaio a giugno 2010 nella Paganese. Sì, ero all'inizio, avevo 20 anni, ho conosciuto Memo, bravo ragazzo, sono sempre rimasti in contatto. Beh, voi lo conoscete ormai da tanti anni, sapete, lo spessore del giocatore umano e calcistico.